tuo lavoro si muove tra fisico e ultra fisico. E elementi molto concreti sembrano diventare simboli di realtà psichica o di un invisibile. Lavori spesso secondo questa dinamica? Sì, sono molto interessato di iniziare a lavorare con qualcosa di molto fisica, di molto concreto, che fa parte che diciamo è la realtà. E poi con il lavoro di fare l'esperienza che come questa parte della realtà fa l'esperienza della nostra mente, della nostra memoria, delle nostre paure, delle nostre nevrotiche, e come questo incontro tra la realtà e tra noi, la comunità umana, fa una metà realtà, una cosa che alla frontiera, alla limite tra la realtà e una cosa che si può essere un sogno, una fizione, qualcosa che parte dalla realtà ma si persa. E infatti anche le immagini delle tue opere giocano tra riconoscibilità e non riconoscibilità, diventano quasi sfuggenti, addirittura con dei tocchi informali. Mi piace molto di parlare o di mostrare qualcosa che sembra molto conosciuto, molto chiaro, e poi con la narrazione o con il lavoro sull'immagine sembra molto più esterno, molto più sconosciuto, che di fare vedere il mistero più che il mistero che è nascosto nella materia. È quello che per me è la ragione di essere di un'opera d'arte, come il mistero è nascosto nella realtà. Grazie mille.